Insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In un momento particolare della nostra nazione, dove ci sono sentimenti scissionistici, questa giornata deve far capire che la nostra nazione, il nostro paese, ha bisogno di unità, proprio nel ricordo di quanti hanno combattuto per questo valore. E mi riferisco non solo all'unità nazionale, ma anche all'unità di quanti vivono nella nostra nazione e si impegnano nelle istituzioni per la nostra nazione. Ai più piccoli, ai giovani, a quanti sono impegnati nel mondo delle professioni, nel lavoro in generale, deve essere lanciato un messaggio di unità, il ricordo di chi ha sacrificato la sua vita. Dove non è patria, non è fatto comune al quale potersi richiamare, e col quale poter dirimere l'egoismo degli interessi di parte. Oggi, alla luce di questi richiami, alla presenza di queste meravigliose divise, davanti all'entusiasmo dei nostri giovani e dei nostri ragazzi, all'ombra di questo magnifico monumento che ci riporta a meditare sui sacrifici dei nostri avi, alcuni dei quali ritroviamo su queste lapidi, ancora di più dobbiamo conservare nella nostra memoria la lezione che ci deriva dal passato, la quale non ammette cedimento o ammiccamento e men che meno dimenticanze o ricostruzione fraudolente. L'Italia è figlia di una certa storia e noi siamo grati al nostro Presidente della Repubblica che dall'alto della sua autorevolezza ricorda il nostro trascorso e le nostre tragedie, sottolineando però in ogni frangente lo spirito fiero ed orgoglioso dei nostri soldati e delle nostre associazioni di volontariato che in ogni parte del mondo, in qualunque momento storico e in ogni evenienza, hanno portato e portano con onore e dignità il nostro tricolore e i nostri valori insopprimibili.